È da lunedì 11 settembre l'esordio su canale 14 in prima serata di The Passenger con Andrea Candelaresi, un appuntamento settimanale. Vediamo allora l'approfondimento a cura di Silvia Corsi. C'è un lato di Roma, città meravigliosa e che attira tantissimi turisti, che però spesso sfugge agli occhi di chi la guarda. Quel lato è pieno di cultura, di tradizioni, di credenze che appartengono a comunità straniere che vivono nella capitale e con cui sempre più spesso ci si confronta. E allora non tutti sanno che si può viaggiare attraverso queste storie anche senza prendere un treno o un aereo, ma stando comodamente seduti sul divano e affidandosi al programma The Passenger condotto da Andrea Candelaresi. La sua passione e la sua curiosità lo hanno spinto a debuttare in televisione per la prima volta, prendendo per mano lo spettatore e portandolo in giro per le strade di una Roma multiculturale e multietnica. Con The Passenger, come dei veri viaggiatori, come dei veri passengers, cercheremo di viaggiare all'interno delle varie comunità straniere che sono a Roma, che vivono a Roma, cercando di conoscere la loro cultura, la loro cucina, le loro danze, le loro tradizioni, ma di comprendere anche quelli che sono i loro problemi, quelle che sono le loro problematiche nell'integrazione nel nostro tessuto sociale, urbano e cittadini. Con esperti e tanti altri si parlerà non solo di tradizioni e cultura di quei paesi, ma anche di geopolitica e di politica internazionale. L'appuntamento per i passeggeri è tutti i lunedì dalle 21:30 sul canale 14 del Digitale Terrestre, con Andrea Candelaresi, giornalista di professione, che sarà la guida nel viaggio che avrà come prima tappa la numerosa comunità palestinese. Abbiamo incontrato tanti professori, tanti scrittori, ma anche tanti italiani che hanno avuto a che fare con questa comunità molto presente in Italia. Pensate, sono circa 2000 in Italia i palestinesi, e la maggior parte di loro risiede proprio a Roma e nel Lazio. Allora cercheremo di conoscere quelle che sono le loro problematiche, ma anche quelli che sono i loro punti di forza, di aggregazione nella nostra città, i punti di aggregazione di un popolo che ha sofferto tanto, che continua a soffrire, ma anche un popolo in grado di regalarci tante gioie e soprattutto che ha suscitato in noi tanta, tanta curiosità.